Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Allora, oggi vi voglio parlare della pinza punzonatrice e piegatrice ad aria compressa della Parkside, modello PDLA 6.3A1, comprata alla Lidl. Perché ve ne voglio parlare? Perché l'ho comprata assieme alla roditrice che già vi ho recensito, della quale vi lascerò un link qua sopra, prenderà una scheda cliccabile per poter vedere la recensione di questo. Perché sto cercando di creare da due casette della lamiera australiana una sola casetta, quindi se non le danneggio, se non le distruggo, con questi utensili dovrei riuscire a ottenere un buon risultato, perché piega la lamiera, la taglia proprio come serve a me. Quindi, avendola acquistata, adesso vi faccio vedere come funziona e come si usa. Non è un tutorial perché per me è la prima volta, però avendola studiata vi faccio vedere appunto come funziona. Iniziamo. Allora, l'utensile arriva all'interno di questa scatola di cartone, all'interno della quale troverete sia l'olio per gli utensili ad aria compressa che il manuale di istruzioni. Può lavorare su lamiere che abbiano uno spessore massimo di 1,5 mm, il diametro del foro che riesce a realizzare è di 5 mm, la profondità della piega è di 12 mm e lavora ad una pressione di 6.3 bar. È tutto in metallo ed è davvero abbastanza pesante, ovviamente il peso è concentrato più sulla parte frontale perché c'è tutto il meccanismo. Sulla parte posteriore abbiamo l'ingresso per l'aria compressa, all'interno del quale va messo l'olio lubrificante, come quello che trovate già in dotazione, io ho utilizzato quello che già avevo, e questa è la leva per poterla azionare, e si utilizza in questo modo. Quindi si collega nell'innesto della parte posteriore il tubo dell'aria compressa, dopodiché possiamo realizzare dei fori sulla lamiera in questo modo, quindi inserendo da questa parte la lamiera, dopodiché premendo questa leva, e come vedete abbiamo realizzato il foro da 5 mm. Questo è il lavoro della pinza punzonatrice, e riesce a lavorare fino ad uno spessore da 1,5 mm. Io non ho metallo da 1,5 mm, ma vi ricordo che ho il metallo abbastanza duro che la roditrice non è riuscito assolutamente a forare, e che è spesso 1 mm, quindi in teoria dovrebbe riuscire a metterla in difficoltà. Vediamo se riesce a forarlo, ed è riuscito senza alcun problema a realizzare un foro nettissimo. Perfetto. Allora, quindi per quanto riguarda la foratura, riesce perfettamente. Abbiamo detto che questa lamiera è da 0,5 mm, quindi in teoria se io la piegassi in questo modo e aggiungessi un terzo foglio avremmo 1,5 mm. Quindi proviamo, vediamo se riesce a forare tranquillamente anche il 1,5 mm. Ok, adesso abbiamo 1,5 mm e facciamo la prova. Ok, forato perfettamente, 1, 2 e 3, senza alcun problema. Qua ha preso solo una parte, ma non è questo che andrebbe ad influire. Proviamo anche in questo modo, quindi 1 mm molto duro e 0,5 mm un pochettino più morbido, quindi vediamo se riesce a lavorare in questo modo. Proviamo qua. Ok, senza nessun problema, 1,5 mm, perfetto. Quindi questo riesce a farlo benissimo. Ora vediamo qual è la sua funzione di piegatrice. Se noi dovessimo unire queste due lamiere avremmo questo gradino, ovviamente provocato dallo spessore della stessa lamiera. Questa pinza riesce a neutralizzare questo gradino e a consentirci di collegarlo creando una piega in questo modo. Quindi inserendo la lamiera fino a battuta possiamo premere, e come vedete si crea questo gradino. Dovete fare attenzione a non metterlo mai inclinato in questo modo o in quest'altro modo, oppure a mantenerlo più distante. Deve fare proprio battuta, deve stare il più possibile dritto. Questo è un taglio a mano libera, quindi è leggermente storto, però seguirà perfettamente il bordo. Quindi lo poggio, mi assicuro che faccia battuta perfettamente, lo avvio. Come vedete,
il metallo si è piegato, quindi proseguo. Ok, questa è la piegatura ottenuta sulla lamiera. Affiancando adesso il pezzo di lamiera di poco fa, in questo modo non avremo più lo spessore, quindi il gradino che si formava per via dello spessore, perché come vedete va perfettamente ad affiancarsi. Quindi ci permette di fare delle giunzioni pulite, perfette, senza assolutamente alcun gradino. Non so se dall'inquadratura riesco a far vedere, ma comunque sì, si nota abbastanza bene. E con lo stesso utensile, dopo aver fatto questo tipo di piegatura, possiamo anche unirli. Quindi utilizzando la pinza punzonatrice, forando in questo modo e utilizzando per esempio i rivetti. E come vedete sono riuscito a ottenere questa giunzione senza alcun gradino che altrimenti non sarei riuscito assolutamente ad ottenere. Quindi questa pinza piegatrice ci permette di unire delle lamiere, come sarà appunto per le mie casette australiane, nelle quali cercherò di non far vedere la giunzione, comunque camuffarla il più possibile grazie a questo tipo di giunzione. E dopo aver fatto tutte queste prove che avete visto e tante altre che non vi ho fatto vedere a telecamere spente, ancora il compressore non si è avviato. Era carico al massimo e mi permette di fare tranquillamente tantissime piegature e tantissimi fori senza alcun problema. Lo scarto del foro è appena eseguito, quindi il dischetto che viene a formarsi viene espulso dalla parte alta. Ovviamente è possibile anche orientare la testa a piacimento, in modo da poter avere sempre l'impugnatura in modo agevole. Tra l'altro possiamo anche rendere dritti i bordi che sono curvi. Infatti questo bordo ha questa curvatura. Io in questo modo posso riuscire tranquillamente a raddrizzarlo. Ok, adesso dopo tutte queste piegature che mi avete visto fare, dopo tutti questi fori e varie prove che non vi ho fatto vedere perché ho fatto alcuni esperimenti, alcuni test, e adesso si è avviato finalmente il compressore. Ne posso assicurarvi che ho fatto davvero tantissimi fori e tantissime prove di piegatura e l'utensile è andato benissimo, senza alcun problema, con il compressore che si è avviato veramente dopo tantissimo lavoro. Quindi va benissimo anche per lavori realizzati nei piccoli laboratori con piccoli compressori. E allora ragazzi, cosa dire di questa pinza punzonatrice e piegatrice della Parkside? Per me funziona davvero bene, costa poco, costa 20 euro e permette di piegare il metallo in modo da poterlo unire senza avere questo gradino che verrebbe naturalmente a formarsi e riesce a fare dei fori perfetti senza alcun problema che ci permettono poi di rivettare il metallo e avere questa giunzione praticamente quasi perfetta che altrimenti sarebbe impossibile perché qua avremo il gradino che invece non si viene a formare, quindi secondo me è perfetto. Ovviamente in ambito hobbistico, se non lavorate con la lamiera, non me ne fate nulla. Io ho necessità di dover realizzare da due casette australiane che sono un po' ingombranti, realizzarne una che abbia una misura intermedia, quindi ho bisogno di tagliare la lamiera, fare delle finestrelle e poi unirle grazie alla rivettatura, che altrimenti dovrei utilizzare il trapano sul bordo e con questo mi sbrigo sicuramente. Quindi, detto questo, cosa dire? Penso che sia un utensile che ne valga la pena. Ancora il compressore è abbastanza carico, ho fatto tantissimi fori e tantissime piegature.
Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Spero di esservi stato utile a capire che cosa è e a cosa serve, non tanto come si usa perché io sono un hobbista, però almeno capire, diciamo, il principio del funzionamento di questo tipo di utensile. Vi ricordo sempre la sicurezza, perché questa pinza si chiude e se voi ci lavorate con le mani qua vicino, quindi se per esempio premete la lamiera da questo lato e avete il dito da quest'altro lato, vi fate malissimo, quindi mai mettere le mani qua vicino, lavorate sempre più distante possibile. Detto questo, quindi vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella, attivare quindi le notifiche, ricevere le mail per tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!